Oggi puntata internazionale perché parliamo di California con Andrea Bedrano di BonoBrothers.org. Allora Andrea, oggi parliamo di California, il sogno americano, I have a dream, California, America. E noi in California ci sono stato un paio di volte, l'ho girata da... Beh, dove? Io manco quelle. Da nord a sud, ho visto varie città e vari luoghi anche naturalistici. Quali sono le città che più ti hanno colpito? Io ho amato follemente San Francisco, bellissima anche San Diego. E al suo perché anche Los Angeles. Guarda, San Diego, tutti quanti, quelli che anche i miei amici che sono stati in America, mi hanno parlato benissimo di San Diego. È proprio la classica città californiana, dove vedi durante il giorno gli impiegati che vanno in ufficio vestiti in giacca e cravatta e poi li vedi il pomeriggio in pausa pranzo con la loro tavola da surf a surfare sull'oceano. Un paradiso terrestre, insomma. La particolarità californiana che più ti ha stupito? Allora, il clima di San Francisco. Sì. Io pensavo fosse particolarmente caldo, sai, California, ti immagini sole, temperature altissime. Invece ci sono stato ad agosto e faceva freschino. Quindi portatevi un giacchettino se ci andate d'estate. Ma invece Los Angeles, com'è così fantastica questa città da sogno come tutti credono? Los Angeles è una città che secondo me va più vissuta che visitata. È una città particolare, a tratti forse anche un po' difficile, però ha tanti punti interessanti da scoprire. Ma città difficile in che senso? È una città piena di contrasti. Nel senso che ci sono zone talmente diverse che la rendono molto variegata. Sì, perché passi dall'opulenza di Beverly Hills alla popolarità della downtown. Città completamente diverse tra loro, ma che creano uno stato meraviglioso. E sì, poi il bello della California sono anche i luoghi naturalistici, come ad esempio il parco di Yosemite o la Death Valley. La Death Valley, uno dei paesaggi, io l'ho visto purtroppo solo in foto, uno dei paesaggi forse più mozzafiato che io abbia mai visto. È un paesaggio lunare, tu ti ritrovi lì e non sai più dove ti trovi. L'uomo è sbarcato sulla luna in terra. Sì. Per chi ci sta guardando, attenzione, perché chiederò ad Andrea tre motivi per visitare la California. La diversità del territorio. In California trovi città stupende, trovi il mare, cioè l'oceano, ma trovi anche montagne, deserti, cioè veramente qualsiasi cosa. Perché quando atterri in California hai già coronato il sogno americano. Sì, perché è chiaro, nell'immaginario collettivo è proprio un altro mondo. Sì, vivi proprio un'altra dimensione, Edo. E poi ti permette di fare così tante cose che le giornate ti volano. E questa è una cosa veramente fondamentale perché dà unicità ad un paese. Per gli amanti invece del food, della cucina, i cibi che consiglieresti californiani? Ed ovviamente gli hamburger, perché non si può andare in America senza assaggiare hamburger. Sono d'accordo, il cosiddetto hamburger. Anche perché hanno un sapore completamente diverso da quelli che mangiamo qui in Italia o in qualsiasi altro paese. E poi ho mangiato un fish burger deliziosissimo a Huntington Beach, la Surf City USA, che mi ha veramente colpito. E poi un'altra cosa, in California c'è tanto cibo messicano che loro chiamano Tex-Mex, e quindi va provato anche quello. Va provato anche il cibo messicano anche in California. Ringraziamo Andrea Petroni di vologratis.org, tu mi hai fatto di nuovo venire il sogno americano. Io questa sera andrò a dormire e sognerò con la California. Edo, andiamo? Andiamo.